Non posso esigere la libertà altrui, ma posso pretendere la mia. Frase tratta dal libro La mia indipendenza, scritto da Marianna Cariglia. Il libro descrive la vita frenetica vissuta nel benessere del consumismo, dimenticando il valore delle cose fino ad arrivare ai nostri giorni, dove costa meno comprare un oggetto nuovo che riparare quello vecchio. I derivanti problemi sono a tutti noi conosciuti. Enormi rifiuti RAE, urbani ed industriali, alla continua emorragia di soldi spesi per acquistare, conservare e smaltire. Ad un certo punto Marianna si è fermata. Regalandosi il tempo si è chiesta: ma è possibile che non ci sia un modo per uscire da questa situazione? Un'altra domanda le ha dato risposta: ma prima, come facevano? Ha cominciato quindi a cercare le risposte nella sua infanzia, quando i grandi insegnavano ai bimbi come fare le cose, quando da ragazzini si collaborava attivamente alla gestione di casa e lavoro. Fu così che riscoprì il senso di ciò che è da sempre il bene più prezioso che abbiamo, il nostro tempo. Ed ha ragione. Se devo spendere il mio tempo per guadagnare denaro, per comprare, ad esempio, la pasta già fatta, quanto mi costa farla con la farina? Se devo andare ad acquistare ortaggi, perché non coltivarli? Se devo acquistare sapone liquido con Decina, perché non farli con materia prima facilmente reperibile in casa? Un passo alla volta Marianna ha riscoperto le tecniche per fornire tutto il necessario per lei, casa e famiglia. E man mano che andava avanti nella sua nuova vita, si rendeva conto che stava smettendo di produrre rifiuti, perché tutto diventava utile, a volte indispensabile. Il suo è un vero lavoro autodidatta. Forse non è perfetto, ma perfezionabile. Non è il punto di arrivo, ma la somma dei suoi passi ed il percorso che non è finito.